Cari amici, oggi 7 maggio 2009 sono stato con mia figlia Roberta all'Aquila per recuperare dall'alloggio in cui abitava alcuni suoi affetti personali. Mia figlia studiava nel capoluogo dell'università, Ingegneria Edine, e quella sera del terremoto, grazie a Dio, era a casa perché 2 giorni prima, dopo l'ennesima scossa, che si ripeteva da ormai qualche mese, l'ho riportata a casa. Perché non mi sentivo tranquillo. Anche nel mio paese la scossa è stata forte. Abbiamo subito danni ad alcune strutture pubbliche e ad abitazioni private, ma grazie a Dio non abbiamo avuto perdite umane. C'è stato però tanta paura. Sapevo già che sarebbe stato emozionante trovarmi nella cittadina dove ho vissuto durante il servizio militare, dove spesso sono stato in ospedale per problemi di salute. In quell'ospedale che oggi non c'è più e dove mi reco per lavoro ogni tanto. Oggi mi sentivo parte anche dell'aria che respiravo. Sembrava tutto normale la città vista dal casello dell'autostrada, ma subito al suo ingresso appariva la prima tendopoli, allineata e silenziosa. Arrivati verso la parte centrale c'erano evidenti segnali di quello che è accaduto. Roberta, alla cucina c'è qualcosa pure, cos'è? La cucina c'è qualcosa da prendere se possibile. Là in fondo a sinistra. La polvere di testo. Ma non è scorsetto lì? Sì, è un po' di... No, la... Cosa che sto finendo? Non là. Niente. Non importa. Sei tanto per il tipo. Per l'asilo. Ecco, allora finiamo su questo. Noi non avremo mai le parole giuste. A loro voglio dire grazie perché hanno frugato tra polvere e calcinacci per recuperare qualcosa che non ha tanto valore in termini di denaro, ma è il modo per dire ricominciamo a vivere da dove ci siamo fermati. Gianmarco De Vincenzi.